Gruppo Ingegneria per l'Aerospazio è un gruppo molto giovane del reparto sperimentale di volo. Nato solo nel 2014, rappresenta a tutti gli effetti una start-up di forza armata, a forte connotazione tecnologica, improntato all'innovazione. Il Gruppo Ingegneria per l'Aerospazio conduce, in autonomia e in concorso con l'industria, l'università, gli enti di ricerca e le agenzie nazionali e internazionali, attività di studio, ricerca e sperimentazione per sistemi spaziali e aerospaziali, di interesse per la Forza Armata e per la protezione, l'accesso allo spazio e il rientro. Svolge il ruolo di hub di Forza Armata per le attività di modeling e simulation, relative alle attività di Virtual Training, Ballistic Missile Defense, Space Situational Awareness e volo suborbitale. Supporta le superiori autorità e i reparti operativi nel ruolo di consulente tecnico operativo per le problematiche connesse all'integrazione delle capacità e dei servizi spaziali, con quelle del dominio aerospaziale e aeronautico, e per la Integrated Air and Missile Defense. Sviluppa la conoscenza in materia spaziale e aerospaziale anche mediante partecipazione ai programmi nazionali di ricerca militare, pannelli NATO Science and Technology Organization, nonché altre iniziative nazionali e internazionali, e promuove in Forza Armata l'innovazione e la ricerca tecnologica nell'aerospazio. Nei suoi primi anni di vita, il GIAS ha iniziato a sviluppare nuove capacità al servizio della difesa e del Paese, effettuando diversi studi di fattibilità, sperimentazioni e valutazioni tecniche nell'ambito del volo suborbitale, della Space Situational Awareness, dell'accesso allo spazio attraverso sistemi innovativi, ad esempio sistemi avolanciati, della difesa dai missili balistici e nello sfruttamento dei servizi satellitari a supporto delle capacità operative dell'aeronautica militare e della difesa. E risponde ad un'esigenza della Forza Armata nel migliorare il supporto ai satelliti della difesa, alle capacità dell'aeronautica militare, innalzandone nel contempo la competenza dal tradizionale dominio aeronautico ai 100 km di quota che comunemente viene definita regione aerospaziale. L'obiettivo è quello di fornire delle capacità operative della Forza Armata, offrendo delle prospettive di sviluppo future. Il lavoro del Gruppo Ingegneria per l'Aerospazio si fonda su tre pilastri principali: la ricerca e la sperimentazione aerospaziale applicata ad esempio al segmento satellitare al volo suborbitale, la modeling e simulation applicata all'aerospazio e alla difesa missilistica integrata e alla space surveillance tracking nell'ambito dell'iniziativa europea EUSST, dove svolge il ruolo di Italian SST Operational Center. Al momento si stima che la popolazione di oggetti in orbita attorno alla Terra di dimensioni caratteristiche superiori a un centimetro sia di diverse centinaia di migliaia di oggetti, che orbitano alla velocità, a seconda della quota, di circa 7 km al secondo e che molti di questi satelliti non sono più operativi e non sono più controllati dalla Terra. L'impatto di un oggetto spaziale, anche di piccolissime dimensioni, sulla Terra a queste velocità può causare danni enormi.